Ben trovati, ben ritrovati, amici del Cristo Relativo, siamo in presenza di Antonio e Angelo, rappresentanti titolari dell'azienda Cantinelle. Siamo ancora in Sicilia e ancora una volta sull'Etna Doc, questa terra, questo microclima che racconta tanto, che è ricco di storia e che tira fuori delle espressioni organolettiche davvero entusiasmanti. Si parlava prima con Angelo ed Antonio dell'eleganza che forse ricorda le tipicità dei grandi vitigni, dei grandi vini del Nord Italia, ma questo forse è troppo riduttivo per una terra e per un vitigno quale il Nerello Mascalese, di tanta ricchezza e di tanta storia. Io sto bevendo un Nerello Mascalese 2008, se non sbaglio, Etna Doc, un vino di grande espressione, un vino con un corpo morbido, elegante, robusto, non eccedente, espressioni speziate, espressioni vanigliate, espressioni tipiche peraltro dei grandi vini, appunto, sia francesi che italiani. Ancora una volta è troppo riduttivo, ma ancora una volta loro due Salvatore, di me Salvatore, che Salvatore, si tratta di una piccola azienda che si trova nel versante nord dell'Etna a 700 metri di altitudine. La contrada si chiama Feudo di Mezzo, è una zona vocata da centinaia d'anni per la produzione di vini rossi importanti. Noi produciamo questo rosso in maniera artigianale, ogni pianta viene curata con la massima attenzione, ogni pianta ha un trattamento personalizzato e questo ci consente di avere un risultato che è veramente per noi di grande soddisfazione. Questo rosso, come è stato detto, è un rosso morbido, elegante, ma anche ben strutturato, tutto equilibrato bene. Sono vini di lunga durata e quindi, come avete visto, anche un vino che ha 9 anni può essere considerato ancora un vino di grande espressione. Assolutamente sì. Vogliamo aggiungere qualche altra cosa sull'azienda, su anche, diciamo, il punto di vista storico che prima ci raccontavi dell'Etna? Dal punto di vista storico si fa vino dalla fine del 1700. Il vino che si faceva negli anni passati fino al 1840-50 era un vino che era semplicemente, diciamo, prodotto per l'uso locale. Dopo il 1860, con l'Unità d'Italia, ci hanno scoperto i piemontesi. I piemontesi hanno fatto razzia del nostro vino e quindi, come tutte le cose che sono state, come dire, depredate alla Sicilia, è servito come vino d'attaglio dopo la seconda guerra mondiale. Dal 1950-1960 qualcuno ha scoperto la bontà di questi vini e ha creduto opportuno di farsi e quindi un prodotto di mercato semplicemente autoctono e non un prodotto extra. Diciamo qualcosa che nel tempo poi si è evoluto. No, dal 1960 ad oggi noi facciamo i piani i nostri connotati e andiamo avanti come un normale cittadino. Assolutamente. E così ed è un io sono io assolutamente sì, ed è un vino eccellente, di una qualità e di un'eleganza che pochi altri vini e vini esprimono in Italia. Saluti a tutti, grazie.